Marco, stiamo partendo, stiamo tornando verso il nostro luogo d'origine, la Club Fitting, dove tutto è cominciato. Sono stati dei giorni impegnativi, Mamma mia, sono stati giorni impegnativi. abbastanza lunghi. Il Però il posto è bellissimo posto è comunque, magnifico. veramente si presta per cose del genere. Pietro e la Monica sono veramente Sono di una carinissimi, gentilezza incredibile, gentilissimi. veramente squisite. Assolutamente. Ti volevo fare una domanda, Dimmi. che secondo me è abbastanza interessante, ma come ti sei mosso in questi giorni con i neofiti? Perché comunque ne abbiamo visti di ragazzi che giocavano da poco, cioè mi piacerebbe un pochino parlare magari anche della come organizzare la sacca a un principiante, perché sai, tutto intanto noi parliamo solo di drive della graphite design, shaft della graphite design, lo stealth, il rock, il ping, e tutto quanto. Poi però c'è anche gente che, devo dire, comincia da appena comincia, capito? Certo, Dice, sai, certo. non so se mi piace il golf, vorrei fare una sacca per non spendere molto. Ci si riesce, vero Marco? Ci si riesce, ci sono tante, tante varie possibilità. A parer mio, un neofita, poi possiamo un po' dividere un po' di sezioni, perché magari può essere considerato in certi casi neofita anche chi gioca da 6-7 mesi, ma ha Sì, certo. smesso di lavorare e è andato a giocare a golf, come Certo, qualcuno che certo, ogni certo. tanto incontriamo e veramente quindi in 6 mesi ha fatto un percorso che altre persone riescono a fare in un anno e mezzo in Ah, è certi vero. casi, Sì, ecco. poi specialmente all'inizio, quando sei preso dal golf, il tempo lo Appena è un rubi, attimo eh. libero, vai al golf e quindi veramente ci sono, piuttosto che dire gioco da 3 mesi, 6 mesi, Ho giocato tante un anno, volte. bisogna capire quante, come sulle barche, ore di motore. È Ci vero, sono, ecco, quante ore di è campo pratica hai fatto? vero, è vero. Come le barche, ogni tanto c'è la barca che ha, so, magari 10 anni e ha 100 ore di motore perché veleggia sempre. E magari c'è l'altra che ha un anno e c'ha 100 ore perché va solo a Va solo a motore. motore. No, no, È un po' da capire questa cosa. Generalmente io personalmente cerco di fare la sacca più semplice in assoluto, meno bastoni possibili, quelli che inizialmente sono necessari. Sicuramente forse la base principale è il set di ferri, dove si può osare di più. Quando intendo osare di più, si può prendere magari un ferro che sai che a quel tipo di giocatore potrà servire dopo. Magari inizialmente riesce a Lo giocare usa solo fino al poco. ferro 7, solo fino al ferro 6, quindi si può osare dicendo prendiamo anche il 5 inizialmente, ma poco oltre. Poco oltre, quando si prende un ibridino per iniziare a fargli fare un po' più di distanza, quando deve raggiungere magari le prime volte che va in campo, e un sand e un putt, iniziamo ad avere già tutto. Poi man mano si inserisce un drive, un legno, ci sono alcuni maestri che preferiscono inserirlo subito il drive. Io sinceramente quando ho iniziato mi ricordo che il drive, l'ho Ma visto. ai nostri tempi, Marco, che poi i miei sono ancora leggermente prima di te, purtroppo, non andavi neanche in campo, Io mi ti mandavo ricordo, neanche, cioè dovevi vero, chiedere vero. a qualcuno, e mi ricordo che quando ero già un buon giocatore mi dicevano: no, mi raccomando, Gabri, prendi Paolo e Giovanni e portali in campo e dimmi se sono all'altezza di prendere l'handicap. Adesso ti lanciano come se non ci fosse un domani, e lo trovo anche sbagliato, Sì, secondo in me. certi casi Ci sarebbe da aspettare un ci pochino. starebbe magari da aspettare. Entrambe le cose, secondo me, sono un po' agli Sì. estremi sbagliate, nel senso che veramente mi ricordo quando ho iniziato a giocare io, appena ho preso l'handicap sono sceso talmente tanto perché era un anno e mezzo che facevo solo campo pratica e non mi Anch'io facevano uguale, prendere anch'io uguale. A me ha l'handicap. fatto protestare in campo pratica in castigo per tanto tempo, poi dopo track va in campo e chiaramente però, cioè, Lo trovi già più semplice. a me Infatti, il secondo me. contrario, a volte la pericolosità di andare subito in campo può essere anche il fatto che ci si rende conto che non si è preparati e quindi Sai, magari anche qualcuno la vede anche come una difficoltà troppo alta da superare in certi secondo casi. me sì, sai per quale motivo ti dico che secondo me uno non ci pensa. È vero, ah, che bello, andiamo a giocare a golf, sono d'accordo con te, però quando tu stai in campo pratica, in una mezz'ora o un'ora di campo pratica tiri quanto? 100 Eh palle? sì, Cioè, assolutamente. in un'ora di campo, se ti va bene, ne tirate 5. Dipende quante ne tiri a Cuca, però. Sì, ma tanto va da tutte le Però parti, mediamente, capito? certo, Passi più assolutamente, tempo a cercarle. Io mi non si ricordo può le prime volte che paragonare. andavo in campo, sembrava facessi uno slalom su per la 1 di Bologna, cioè era No, pazzesco. è vero, è vero, è Però vero.
Io devo dire la verità, una cosa che mi preoccuperei tanto è un sendino, pad, sand, i ferri come hai detto te, un ibrido o un legnetto e il drive, magari un drive, anche un po' datato, non tanto facile, in modo che secondo me lo giochi con educazione, capito? Non vai a tirare sempre, ogni tanto, secondo me per un il classico usatone, da dire ci provo a usarlo, che abbia delle date abbastanza standard, nel senso la flessibilità segua abbastanza il giocatore, un loft normale. Tanto all'inizio lo rovini subito, la velocità. Sai, fai delle palome, la prendi da tutte le parti, deve essere un oggetto come la prima macchina, quando ci davano la macchina, prima macchina usata, che se anche la rovini succede poco, hai capito? Sì, l'unico problema è che spesso sono d'accordissimo che magari il set di ferri dopo un po' di gioco si può già iniziare a fare in maniera un po' più seriosa, mentre il drive deve passare un po' più di tempo sicuramente, e bisogna stare attenti al fatto che poi quello che ti dicono che è standard sia standard. Beh, l'altro giorno proprio durante un fitting un giocatore appunto mi ha portato la sacca, aveva comprato degli M6 in acciaio, e questa persona era intorno al 1,67-1,68 e gli M6 in acciaio uscivano più mezzo inch dallo standard, quindi 37,5-0,7, e faceva fatica ormai da qualche mese, anche perché il bastone, il set di bastoni prima era un bastone della Mizuno un po' più vecchio, che anche se era più loro, esatto. anche se tecnicamente, magari tecnologicamente non c'è era paragonabile all'M6, sicuramente sarà andato un po' più corto, come Mizuno li faceva in certi casi un quarto di inch più corto, ed era più flat. Quindi due set di ferri comprati standard, dicendo voglio un bastone completamente normale, diversi uno dall'altro. Completamente diversi. Ma non bisogna fare, diciamo, non bisogna andare chissà quanto indietro per rendersi conto di queste cose, perché anche al giorno d'oggi ci sono case, ripetiamo, magari Mizuno nasce con delle più flat, Titleist un pochino più upright, per loro scelte tecniche, e vanno riadattate ai giocatori. Ecco. Nessuno dice che uno abbia ragione e l'altro no. Ecco. Cioè, comunque è come quando compri i pantaloni. Cioè, non è che i pantaloni sono, uno ha una taglia 50, è alto 1,90 m, uno c'ha una taglia 50 e alto 1,60 m. Cioè, non è che il taglio è quello, poi te le accorcerai in base alla tua altezza e compagnia bella. Assolutamente. Ma è una sacca per uno che comincia a giocare, comunque che ha le prime armi, per non spendere molto, ha più senso creare una sacca logica. Il classico, il pat, il sand, magari fino al ferro 6, ferro 5, dipende anche poi dalle abilità fisiche del giocatore, giusto? Cioè, se è una signora, secondo me si ferma a ferro 6, l'ibridino, il legno 7 e il drive o legno 5, una cosa del genere. E secondo me Leavenwood, sai, questi bastoni comunque che fanno... Sono molto intelligenti. È vero. Hanno tanto loft. Tanto loft, la palla si alza, anche se la prendi bassa vola lo stesso, quindi non è un problema. Il drive potrebbe avere un senso per avere la soddisfazione di tirare il drive, che costi il giusto, che sia un oggetto con abbastanza loft e abbastanza, così dice, nuovo. Magari spendi 150-200 euro, trovi delle robe carine, voglio dire, che comunque ti dura del tempo. Lo rovinerai sicuramente perché ci saranno le palome, le palle non prese, però secondo me per piacere personale, sì, giusto prenderlo. La difficoltà di cui parlavamo prima è che a volte, appunto all'inizio, anche il drive può essere uno di quei prodotti che usato va benissimo comprare usato. Sì. È brutto da dire, però bisogna un attimo capire che dati hanno quei bastoni usati, perché è bellissimo che tutti scrivono un bastone standard, ma standard per che cosa? E per chi? È vero. Quindi la difficoltà rimane quella, a parer mio. Le possibilità di prodotti ce ne sono tantissimi, di ricambio, giustamente gente vuole il bastone nuovo e poi del vecchio non sa cosa farsene. Però ci vorrebbe a volte, in certi casi, un reindirizzamento più corretto di questi prodotti. Sono importanti questi prodotti, non sono tutti prodotti troppo vecchi, assolutamente, quindi sono dei bastoni anche di una certa qualità,
ma sicuramente il lavoro in più che ci sarebbe da fare sarebbe un po' un controllo, un reindirizzamento di questi prodotti per capire veramente chi ne può beneficiare. Ecco.